Salve a tutti, sono Enrico Turco, di Sottosopra e oggi siamo in compagnia con il professore Emiliano Brancaccio, che è docente di economia all'Università del Sannio, che ringrazio per la sua disponibilità. E assieme al professor Brancaccio oggi discuteremo di alcuni temi di economia e politica riguardanti la situazione attuale. E dunque, professor Brancaccio, prima di commentare insieme a lei la notizia del giorno che riguarda l'accordo raggiunto ieri dal loro gruppo, vorrei discutere di una proposta di politica economica di cui lei è promotore e firmatario, assieme ad altri economisti italiani, pubblicata sul Financial Times, chiamata Un piano antivirus, con o senza Europa. Potrebbe riassumere il significato di questa iniziativa e il messaggio che intendete rivolgere alle autorità politiche? Sì, semplicemente si tratta di un documento che abbiamo avuto modo di pubblicare nell'ormai lontano 13 marzo. Gli eventi stanno correndo e quindi passa appena un mese e le cose corrono. Tuttavia, quel documento ha una sua, secondo noi, rilevanza e attualità. È un testo che è stato pubblicato sul Financial Times. Questo assume una rilevanza ancora maggiore, considerato che la prima proposta che viene inserita all'interno di quel nostro appello, di quel nostro documento, è una proposta di controllo dei mercati dei capitali. Cioè, noi riteniamo, e ci sembra che i fatti ci stiano dando ragione, riteniamo che in questa fase i mercati finanziari sono e saranno dominati da fenomeni di tipo speculativo. Riteniamo che questi fenomeni di tipo speculativo rappresentino un danno che potrebbero pregiudicare poi l'iniziativa di politica economica, e di conseguenza proponiamo, suggeriamo, esortiamo ad utilizzare tutti gli strumenti normativi disponibili, e anche eventualmente ad introdurne di nuovi per poter sospendere le contrattazioni di borsa lì dove necessario, come del resto è stato fatto anche in passato in altre circostanze di crisi, di introdurre controlli sui movimenti internazionali di capitali, come è già stato fatto in passato e come per esempio è ammesso anche dai trattati di funzionamento dell'Unione Europea per casi eccezionali, e questa è, ci sembra, una situazione a dir poco eccezionale. E in generale proponiamo di introdurre tutte quelle misure di, talvolta vengono definite di repressione finanziaria, che sono finalizzate fondamentalmente a tenere sotto controllo i tassi di interesse. Perché poi, ed è questa la nostra tesi, che è una tesi teorica prima ancora che politica, che in un certo senso, se vogliamo, distingue, diciamo, l'approccio critico dall'approccio dominante, la nostra tesi è che il tasso di interesse è una variabile eminentemente politica e di politica economica, cioè non è determinata dal famigerato equilibrio, potremmo dire, vixelliano tra Certo. risparmi e investimenti. E il fatto che sia stata pubblicata sul Financial Times chiaramente è un po' una notizia. Poi ci sono altri due elementi. Gli altri due elementi sono un piano di investimenti pubblici che parta dalla sanità, ma poi si estenda a tutti i settori lì dove si verificano, e purtroppo si stanno verificando, fallimenti del mercato. Un esempio che abbiamo fatto, che ho fatto anche in collaborazione con Ugo Pagano, il piano antivirus, come così l'abbiamo definito, è stato pubblicato sul Financial Times, e lo abbiamo pubblicato insieme ai colleghi allegati stirati in Real Focus. Mentre invece un articolo ulteriore che ho pubblicato con Pagano su The Scientist si sofferma in particolare sull'esigenza di investimenti pubblici nel settore della ricerca. Cioè, noi riteniamo che se c'è un luogo nel quale il mercato sta fallendo è quello della ricerca nella lotta contro il coronavirus. Diritti di proprietà intellettuale, brevetti, in un certo senso comportamenti speculativi da parte di soggetti privati che detengono conoscenza scientifica sul virus, ma che attendono di
venderla e di cederla al miglior offerente. Ecco, questi sono tutti elementi che rallentano la ricerca scientifica sul virus e quindi la ricerca di farmaci e di vaccini che consentano di neutralizzarlo. E riteniamo per questo che sarebbe opportuno un accordo internazionale con chi ci sta, circa l'opportunità di un'acquisizione pubblica di tutte le conoscenze private in tema di ricerca contro il virus, al fine di mettere a disposizione queste conoscenze gratis di tutta la comunità scientifica internazionale, di tutti gli scienziati che in questo momento a livello internazionale sono impegnati nella lotta contro il virus. Un classico fallimento del mercato che si risolve appunto con un investimento pubblico massiccio e coordinato. Ultimo elemento della nostra iniziativa è prende spunto da una espressione che è stata utilizzata recentemente dall'ex capo economista del Fondo Monetario Internazionale Olivier Blanchard. Blanchard ha evocato il rischio di una disorganizzazione dei mercati. Noi riteniamo che questo sia un rischio piuttosto elevato, il che significa fondamentalmente che potrebbero verificarsi strozzature nelle catene di input-output e al limite problemi di approvvigionamento che potrebbero andare ben al di là del settore sanitario, dove già si stanno verificando, e che potrebbero quindi investire anche altri settori. Questo è un punto importante perché solleva il problema della peculiarità di questa crisi, che non è semplicemente una crisi da domanda, non è semplicemente una crisi keynesiana. È anche una crisi dal lato della produzione, e ce ne accorgeremo, noi temiamo, nel corso dei prossimi mesi, e questo quindi solleva l'esigenza di un piano pubblico, di una pianificazione pubblica che non attenga soltanto alla spesa, al lato della domanda, ma attenga anche il lato dell'offerta e della produzione. Una pianificazione pubblica, potremmo dire in altre parole, che serve Keynes. Sì, ma serve anche Leontief, che è stato uno dei grandi padri, diciamo, della logica di pianificazione pubblica. Questi sono i tre punti fondamentali di questa nostra iniziativa del 13 marzo scorso sul Financial Times. Perfetto. Dunque, veniamo ora all'accordo raggiunto ieri all'Eurogruppo, sugli strumenti finanziari da mettere a disposizione, dei governi nazionali per rispondere alla crisi provocata dal coronavirus. Lei questa mattina, professor Brancaccio, ha sostenuto che l'esito dell'Eurogruppo di ieri è alquanto micragnoso rispetto all'entità della crisi in corso. Lei che idea si è fatto della discussione in corso a livello europeo? E secondo lei qual è la posizione che il governo italiano dovrebbe adottare al prossimo Consiglio in cui i leader europei sono chiamati a completare ed eventualmente approvare l'accordo di ieri? Guardi, il problema, il fatto che io abbia dovuto definirlo un accordo micragnoso rispetto all'entità della crisi senza precedenti che ci troviamo a fronteggiare, purtroppo questa qualificazione di micragnoso ce la danno i dati. Nel senso che basta vedere il caso italiano, ma potremmo fare l'analisi per tutto l'andamento del prodotto interno lordo europeo. Se noi guardiamo i termini di questo accordo, considerato che il governo italiano, almeno per quel che ci dice, non ha intenzione di utilizzare il sedicente fondo salva stati, che tra l'altro non è che sia una gran cosa, perché il fondo salva stati, l'unica modifica che è stata apportata dall'accordo di ieri, prevede semplicemente la rimozione di quelle stringenti condizionalità che sono imposte dai prestiti del Fondo Salva Stati nel caso di spese esclusivamente sanitarie. Quindi non è che sia una gran cosa. Il governo italiano comunque non vuole utilizzare quello strumento. Restano quindi sostanzialmente solo altre due voci. Una è questo piano SURE, fondamentalmente, che dovrebbe tutelare le lavoratrici e i lavoratori mettendoli in una sostanziale cassa integrazione finanziata a livello europeo, e l'altra è la Banca Europea degli Investimenti, che dovrebbe fornire ulteriori garanzie per dare liquidità alle imprese. Se facciamo due conti, sostanzialmente per un paese come l'Italia ci troviamo di fronte a cifre che sono nell'ordine
dei 25 miliardi. 25 miliardi, duole dirlo, ma purtroppo con il precipitare di questa crisi si bruciano semplicemente con un mese di lockdown. Quindi, diciamo, l'accordo fornisce risorse all'Italia, ma si potrebbe parlare di qualsiasi altro paese europeo, che sono a stento sufficienti per, diciamo, gestire una situazione di crisi che determina distruzione di produzione e di reddito in appena un mese. E capiamo quindi che gli ordini di grandezza sono un po' sbilanciati e di conseguenza l'accordo sembra a dir poco insoddisfacente. Tenendo conto anche di un fatto, cioè che qui si parla solo di prestiti, ma bisognerebbe avere, io credo, l'onestà intellettuale di dichiarare che questi prestiti non verranno mai rimborsati. Non potranno mai essere rimborsati perché questa non è una crisi che ha le caratteristiche della cosiddetta V-shape, cioè non è una crisi per la quale abbiamo un capitombolo e poi immediatamente ci riprenderemo ritornando sul vecchio sentiero di crescita. Non sarà questa, diciamo, la dinamica della crisi, e quindi se non è questa, cioè se noi non ritorniamo sul vecchio sentiero di crescita, è altamente improbabile che saremo in grado di pagare i prestiti. Quindi, come dire, discutere di prestiti e non discutere magari invece di interventi a fondo perduto già di per sé è un ulteriore elemento di limite di questa iniziativa. Che cosa dovrebbe fare il governo italiano? Ma il problema è che il governo italiano, se ho ben capito, spera in questo ennesimo, diciamo, rinvio, per cui al prossimo vertice europeo dovrebbe finalmente diciamo, emergere questo piano per l'emissione di titoli europei per la ricostruzione. Se ne parla, c'è un cenno in questo accordo che è stato raggiunto ieri. Purtroppo bisogna ricordarlo, questa è fondamentalmente l'ennesimo tentativo di mutualizzazione del debito a livello europeo. Io mi limito a ricordare che di mutualizzazioni in Europa ne abbiamo viste poco o nulla. La verità è che l'Unione Europea e l'Unione Monetaria Europea, per come sono configurate, non hanno mai mutualizzato praticamente niente. Persino la Banca Centrale Europea, strutturata come sistema europeo delle banche centrali nazionali, con le banche centrali nazionali che sono operative a tutti gli effetti, persino a livello di erogazione, quello pure, persino la BCE non è del tutto mutualizzata. Le uniche mutualizzazioni che noi abbiamo visto, purtroppo, ahimè, a livello di Unione Europea, di Unione Monetaria Europea, sono quelle che si verificarono quando le banche, prevalentemente banche tedesche e francesi, si ritrovarono a ottenere una mutualizzazione dei crediti che esse vantavano nei confronti dei paesi debitori d'Europa, crediti privati verso le imprese, soprattutto irlandesi e spagnole, crediti pubblici verso lo Stato greco, verso lo Stato italiano. Quelle sono le uniche circostanze, diciamo, di mutualizzazione che abbiamo registrato, però quella è una mutualizzazione a favore dei ricchi, potremmo dire, e altre forme di mutualizzazione purtroppo non ne abbiamo registrate fino ad oggi. Quindi lei sembra piuttosto pessimista sulla possibilità che al prossimo Consiglio si trovi un accordo sulla costituzione di questo fondo per la ripresa, questo, che appunto rappresenterebbe una forma di mutualizzazione del debito. Sì. Sì, credo che si tratterà di un accordo, se si verificherà, sarà un accordo molto modesto, potrebbe essere, per quello che ci è dato sapere al momento, un accordo vincolato al bilancio 2021-2027 dell'Unione. Potrebbe quindi essere un accordo che prevede un fondo per la ricostruzione di entità modesta e che oltretutto potrebbe arrivare con estremo ritardo.
perché collegarlo al bilancio 2021-2027 significa renderlo disponibile a partire dall'anno prossimo. È considerato che qui la catastrofe è in pieno svolgimento, diciamo, predisporre delle risorse per il 2021 non mi sembra particolarmente tempestivo. Certo, passiamo ora alla terza e ultima domanda. Ripercorrendo la storia recente del capitalismo, notiamo che ogni grande crisi ha prodotto trasformazione del paradigma economico e del modo di organizzazione della società. Pensiamo ad esempio al grande crollo del 29 che ha posto le basi per la rivoluzione keynesiana. Nonostante sia stata considerata da alcuni keynesiani stessi come Luigi Pazinetti una rivoluzione incompiuta, oppure alla crisi degli anni 70, definita da Joan Robinson la seconda crisi della teoria economica, la gestione della quale poi ha aperto la strada all'emergere del paradigma monetarista neoliberista tuttora dominante. Dunque, con la crisi del 2007-2008, tale paradigma ha subito forti scossoni e critiche, sia in ambito accademico sia in ambito politico. Ma tutto sommato, quel paradigma ha saputo riformarsi, mostrando una notevole capacità di assimilazione e di assorbimento. Secondo lei, professor Brancaccio, nonostante le cause non siano di natura strettamente economica, pensa che la crisi del 2020 rappresenti un'ulteriore sfida al paradigma dominante? E in caso affermativo, quali cambiamenti dovremmo aspettarci? Guardi, c'è sicuramente un esempio che possiamo fare a questo riguardo in merito a quelle che sono le relazioni tra la teoria economica e il dibattito di teoria economica da un lato e il dibattito di politica economica dall'altro. Io prima facevo cenno alla questione dei tassi di interesse e dell'esigenza di una repressione finanziaria che tenga sotto controllo politico i tassi di interesse. Ecco, quella è una questione importante e io ho segnalato come in questi giorni, per esempio, Mario Draghi e altri, seguendo, se vogliamo, le indicazioni tipiche dell'approccio mainstream, si siano limitati a sostenere che i tassi di interesse resteranno probabilmente bassi anche in futuro, anche qualora si verificasse una forte espansione del debito pubblico. Quindi Draghi da un lato sostiene la necessità, l'ineluttabilità, se vogliamo, di un aumento del debito pubblico a livello internazionale. E al tempo stesso accenna al fatto che questo debito pubblico potrebbe risultare in fin dei conti sostenibile perché è probabile che l'andamento di mercato dei tassi di interesse faccia registrare appunto tassi di interesse bassi anche domani. Ecco, io mi sono permesso di specificare che stando a quello che è l'approccio alternativo di teoria e politica economica, i tassi di interesse non sono una questione di probabilità, sono una questione di politica. E quindi l'auspicio di Draghi può essere considerato attendibile, può essere considerato condivisibile, solo se nella misura in cui si attueranno linee di indirizzo di politica economica che terranno i tassi di interesse bassi. Limitarsi ad auspicarlo, ritenendo che ci siano condizioni di mercato negli andamenti della domanda e dell'offerta tali da generare tassi di interesse bassi, ecco, secondo me è un modo tipicamente mainstream di esaminare quella variabile, il tasso di interesse, che è un modo sbagliato, nel senso che, diciamo, non trova riscontro nella realtà, è contestabile da un punto di vista teorico ed empirico ed è pericoloso dal punto di vista politico, perché affidarsi a quell'auspicio potrebbe poi, diciamo, significare che si viene smentiti dai fatti se poi le politiche economiche non tengono dovutamente a bada i tassi di interesse al crescere del debito pubblico. Ecco, questo è un esempio tipico di come la teoria economica entri prepotentemente nel dibattito di politica economica ed è chiaro che sia auspicabile un'elevazione del livello del dibattito politico che appunto consenta anche poi di capire che molte delle questioni politiche che discutiamo sono anche questioni di ordine teorico. Più in generale, beh, lei avrà
appunto ha visto che noi nella nostra proposta pubblicata sul Financial Times osiamo parlare di pianificazione pubblica. Ed è chiaro che discutere di pianificazione pubblica fino a qualche tempo fa sarebbe stato considerato una follia. Oggi riteniamo che ci siano le condizioni oggettive per discutere di pianificazione, e del resto ricordiamo sempre che poi appunto è la storia, sono gli eventi, sono i fatti che impongono, diciamo, di trovare anche soluzioni che magari poco tempo prima erano considerate eretiche, che diventano una necessità oggettiva del tempo. Quindi il fatto che oggi si debba parlare di pianificazione pubblica costituisce a nostro avviso una necessità oggettiva e di sistema. E mi permetto a questo riguardo di segnalare che un economista, potremmo dire molto ortodosso, un abituale commentatore sul Financial Times, membro di Citigroup, come Willem Buiter, tra l'altro olandese, Buiter qualche giorno fa ha parlato dell'emergere, dell'imporsi di una sorta di socialismo pandemico, e cioè la pandemia che impone delle soluzioni politiche coordinate e cooperative. Che egli, come dire, in un certo senso non esita a definire socialiste. Io, ecco, farei soltanto una chiosa, boh, e cioè mi domando che tipo di socialismo potrebbe emergere da questo tipo di soluzioni, perché la mia preoccupazione è che in assenza, diciamo, di un alfabeto, o meglio, di una rialfabetizzazione delle lotte sociali, in particolare nell'assenza di una riorganizzazione delle classi subalterne, per usare un'espressione espressamente, appunto, un'espressione tipicamente marxiana, ecco, senza l'organizzazione delle classi subalterne, quel socialismo pandemico cui accenna Buiter potrebbe rivelarsi un socialismo dei ricchi, e cioè appunto una forma poi di condivisione, di mutualizzazione delle perdite, che abbiamo del resto già registrato in passato. Facevo l'esempio di banche francesi e tedesche che hanno visto mutualizzarsi i loro debiti, potremmo fare tanti altri esempi. Una forma, in altre parole, di socialismo e anche in un certo senso di pianificazione che potrebbe comunque servire interessi prevalenti. Quindi questo per dire che poi un'altra delle questioni teorico-politiche fondamentali, che direi distinguono i diversi approcci all'analisi economica, è quella della rilevanza o meno di un'analisi delle classi sociali e della divisione in classi della società capitalistica. Gli economisti, diciamo, che appartengono all'approccio critico, ritengono che senza un'analisi delle classi sociali e della divisione in classi si capisce ben poco di come funziona il capitalismo e di come il capitalismo reagisce alle crisi. Ecco, io penso che questa specificazione sia tanto più rilevante oggi, e quindi sia tanto più rilevante anche per capire in che termini potranno verificarsi fenomeni, se vogliamo, di pianificazione, di mutualizzazione, per non dire addirittura di socialismo, come dice Buiter. Potrebbe essere un socialismo dei ricchi. Ecco. Ecco, con queste note siamo giunti al termine di questa intervista. Ringrazio nuovamente il professor Brancaccio per la sua disponibilità Grazie a voi. e invito chi ci ha ascoltato a continuare a seguire l'attività di Sottosopra. Ciao a tutti, a presto.